Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Tre ragazze rapite da 10 anni ritrovate nell'Ohio. Andreotti oggi funerali napolitano alla Camera Ardente, Confcommercio e consumi a marzo più bassi dal 2000. Tre donne rapite 10 anni fa a Cleveland, in Ohio, sono state ritrovate dopo che una di loro è riuscita a scappare dalla loro casa prigione. Erano tenute segregate da un autista di scuola bus, Ariel Castro, 52 anni, arrestato insieme a due suoi fratelli, con loro anche una bambina. Oggi alle 17 in forma privata nella chiesa di San Giovanni dei Fiorentini a Roma i funerali di Giulio Andreotti, morto ieri all'età di 94 anni. Alla Camera Ardente, allestita presso l'abitazione del senatore a vita, il capo dello Stato Giorgio Napolitano. I consumi di marzo in Italia hanno toccato il livello più basso dal 2000, la flessione è stata del 3,4%, e quanto rileva Confcommercio. Il calo più negativo riguarda i beni e i servizi per la mobilità, giù anche gli alimentari, in controtendenza il comparto comunicazione. Oltre 120 le vittime del raid israeliano di domenica scorsa contro una struttura militare nei pressi di Damasco in Siria. L'Iran ha annunciato che reagirà all'attacco israeliano solo se ci sarà una decisione in tal senso da parte del regime di Assad. Soccorso dalla Guardia Costiera al largo delle coste cosentine, un barcone con circa 70 immigrati. Sono tutti giovani di nazionalità egiziana, siriana e palestinese, tra loro anche molti minori. L'attore Benjamin Bratt prenderà il posto di Al Pacino nel film di animazione Cattivissimo Me 2. Pacino ha lasciato il cast per divergenze con la produzione, interpretava il malvagio Gru. Questa sera all'Olimpico la Roma affronta il Chievo nell'anticipo della 36esima giornata di Serie A. Dopo il successo strappato in casa della Fiorentina, l'allenatore Andreazzoli si augura di vedere ora una Roma al massimo in cerca di punti per l'Europa League.